Buongiorno e bentrovati dall'amministrazione comunale di Turiacqua. Con questo video vogliamo approfondire i temi della micromobilità urbana. Con l'attivazione di progetti specifici e sfruttando le recenti modifiche del codice della strada, vogliamo insistere nell'incentivare l'utilizzo di mezzi sostenibili nel contesto urbano, costruendo non solo nuove infrastrutture, come le quattro ciclabili dedicate ai cantautori italiani, ma, dove gli spazi non consentono l'inserimento di piste indipendenti, realizzando degli interventi a bassissimo costo che però favoriscono comunque la mobilità su bicicletta. Le corsie ciclabili sono state introdotte nel maggio 2020 dal decreto rilancio, che consente di tracciare con una semplice segnaletica orizzontale delle corsie ciclabili per rendere più visibile e sicuro il transito delle biciclette sulle strade urbane. Le linee sono tratteggiate e all'interno della corsia troviamo il simbolo della bicicletta. Che cosa cambia rispetto alle tradizionali piste ciclabili? Che la corsia è all'interno della carreggiata. Il tratteggio le consente di essere valicabile e di essere promiscua, nel senso che anche gli altri veicoli, ovvero quelli motorizzati, possono attraversarla, dando però sempre la precedenza alle biciclette. La corsia ciclabile può essere realizzata anche sulle strade urbane a senso unico, a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata sempre da una linea bianca tratteggiata valicabile, permettendo così la circolazione delle biciclette in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli, che devono rispettare il limite di velocità di 30 km orari. Queste corsie ciclabili vengono realizzate quindi sempre all'interno della carreggiata e possono essere previste indipendentemente dalla larghezza della carreggiata stessa. È il caso di questa nuova corsia inserita in via Oberda, realizzata con lo scopo di mettere in comunicazione diretta la scuola primaria con il centro del paese. Le biciclette possono ora regolarmente percorrere la via in direzione opposta all'unico senso di marcia consentito agli altri veicoli. Le auto sono invece obbligate a rispettare il limite di 30 km orari, ma lo spazio a loro disposizione non cambia. Possono valicare la linea tratteggiata con la sola accortezza di dare la precedenza alle biciclette nel caso di incrocio in uno dei punti più stretti della via. Possono essere considerate pericolose queste nuove corsie ciclabili? No, nel caso di una corretta autodisciplina di tutti gli utenti della strada, in particolar modo degli automobilisti, perché la sicurezza sulla strada dipende principalmente dai loro comportamenti. È stato tolto dello spazio alle auto? No, non sono stati sottratti parcheggi e nemmeno spazio utile alla marcia su carreggiata, dato che la linea tratteggiata consente alle auto di valicare la corsia. La corsia è stata realizzata sulla carreggiata e non sui marciapiedi, anche per non sottrarre spazio utile ai pedoni, dando quindi la priorità all'utenza debole, applicando quella progettualità di cui i nostri biciplan e piano di eliminazione delle barriere architettoniche si sono fatti promotori. Soluzioni di questo genere sono state introdotte, dopo il loro riconoscimento normativo, in moltissime città italiane, dando quindi più spazio alle bici senza toglierne a pedoni e automobili. Speriamo che, concesso il necessario periodo di adattamento, la novità sia apprezzata ed utilizzata anche nel nostro paese.